Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Mariangela e oggi, come anticipato già nel precedente video, andiamo a realizzare un trucco con la palette di Natasha Denona, questa qui, ovvero l'ultima arrivata, la My Dream Palette. Si tratta di una palette adattissima per l'autunno-inverno, l'abbiamo già scoperta insieme, tramite gli swatches che ho realizzato appunto nello scorso video e come vi dicevo rispecchia appunto la qualità di Natasha Denona e delle polveri. Appunto i metallizzati sono molto intensi e molto vibranti e gli opachi molto morbidi. Ovviamente gli swatches sono qualcosa di indicativo in quanto dobbiamo, per vedere la vera e propria qualità della palette, testarli sull'occhio. Allora, farò in realtà un get ready with me, quindi vi farò vedere anche un altro po' di prodottini, qualcosina di nuovo come ad esempio la nuova matita per le labbra di Clio Makeup, All Day Love, che ho abbinato appunto al Coco Love sempre di Clio, Mumu. E poi di nuovo cosa abbiamo? In realtà ho anche questo blush che volevo farvi vedere, bellissimo, di Be Perfect, che ho ordinato ultimamente facendo appunto un ordine su Pinalli. È un blush bellissimo, adatto per la stagione autunnale perché è comunque molto bronzato, pescato e glitterato, quindi diciamo che qui non ci vorrebbe nemmeno l'illuminante, ma poi vediamo. E di nuovo non so poi che altro farvi vedere, credo di non avervi mai mostrato, ma ho un po' di dubbi, l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. Questa è nella versione un po' più piccolina, perché appunto quella grande costa una barca di soldi. Allora, io direi di partire e cominciamo subito con le sopracciglia. Per le sopracciglia vado con una matitina semplicemente della Debby, la numero 1, Eyebrow Pencil Long Lasting. In realtà ho beccato anche la colorazione più adatta per le mie sopracciglia perché non becco mai, diciamo, il colore giusto. Questo è un buon compromesso perché in realtà quelle che becco solitamente sono colorazioni o più scure, quindi un po' più tendenti al nero e rendono lo sguardo un po' più duro. Oppure un po' più chiare, quindi un marrone un po' più chiaro che stona appunto con le mie sopracciglia. Ok, non ho fatto nulla di trascendentale, nel senso che ho soltanto riempito i buchetti delle mie sopracciglia e ho dato una leggera definizione. Ora, per fissare le sopracciglia, vado invece con il prodotto di Mulac che sto usando da tanto tempo, ed è l'Eyebrow, ed è un gel fissante, la colorazione è la 01, ma è comunque universale perché è trasparente in realtà. È semplicemente un gel fissante che fa, diciamo, l'effetto saponetta. Bene, completate le sopracciglia, andiamo quindi a realizzare il trucco occhi, dopo procederemo con la base. Vado sempre con la mini taglia della base HD di NYX. Una base molto trasparente, in realtà ce l'ho da un po' perché faceva parte, appunto, ve l'avevo già detto, del calendario dell'avvento dello scorso anno, però sembra non finire mai, comunque ne basta poco e fa anche il suo dovere comunque. Perfetto, ora veniamo alla parte più succulenta, che sarebbe questa,
ovvero la palette protagonista del look. In realtà, spero di non accecarvi. In realtà, questa palette è composta appunto da una parte un po' più calda, secondo me, una parte un po' più berry, un po' più violacea. Il punto forte, appunto, l'ombretto predominante è questo qui, che sarebbe appunto Vision, perché appunto non so se riuscite a vedere, ma se io sposto la palette, questo ombretto cambia moltissimo. Diventa appunto cangiante. Qui è un po' più violaceo, mentre se sposto l'ombretto più nella parte centrale dove punta la luce è già un po' più bronzato, e se lo sposto del tutto in qua vedete che è un po' più verde. Spero che di essere riuscita comunque a prendere tutti i riflessi. Comunque, vi rimando sempre al video precedente dove ho fatto vedere tutti gli ombretti in maniera un po' più precisa. Io in realtà vorrei andare ad utilizzare proprio quell'ombretto nella parte centrale dell'occhio e fare comunque un trucco abbastanza caldo e in contrasto appunto con questo verde violaceo. Sempre i miei amati pennelli Gessap, e vado a prendere il 221 Luxe Soft Crease, e questo è appunto del set bambù. Li trovate su Amazon, costano pochissimo e sono tra i migliori pennelli. Vado a prelevare un pochino e poi sbatto l'eccesso Carpe Diem, che sarebbe questo colore qui, che è un color comunque leggermente pescato. Un marroncino tranquillo per la palpebra mobile. Ok, l'ho applicato su tutta la piega dell'occhio e come vedete comunque si sfuma molto bene, sono colori molto setosi. E vado a terminare la mia sfumatura, comunque renderla un po' più gradevole, un po' più soft, utilizzando Unity, che è questo colore qui, che è un pelino più chiaro, un pesca un pochino più chiaro. Lo porto appunto al di sopra della mia sfumatura. Ok, allora io direi di intensificare leggermente la piega. Andando con innanzitutto con un altro pennellino un pochino più da precisione, e poi con questo colore qui, nocciola, che mi piace tantissimo, si chiama Famiglia. E vado con questo qui, che sarebbe il 237, sempre di Gessap, il Detail Shader. Ne prelevo giusto un po', sbatto l'eccesso e cerco di andare qui proprio nella piega. Ok, perfetto, a questo punto voglio andare con Edgy a intensificare invece la rima infracigliare, cercando appunto di fare una riga d'eyeliner. Comunque prendo sempre lo stesso pennellino, che è piuttosto fine, e sempre con la punta del pennellino vado a sfumare qui.
porto il prodotto appunto verso l'esterno, quindi trascino con il pennello verso l'esterno. Perfetto, vado qua con Aspiration, che è questo qui, che è un colore grigio top, però tendente un po' al melanzana, e lo porto sotto, sempre con lo stesso pennellino. In modo tale che vada ad unire la parte, la riga di sotto con quella di sopra. Allora, in realtà con le palette di Natasha Denona devo andare molto adagio io, perché non è la prima volta che me ne accorgo e i colori così sul viola, sul prugna. O comunque che hanno tanto pigmento rosso barra violaceo, mi fanno leggermente questo effetto che poi svanisce, cioè nel senso mi arrossano gli occhi. Ho già un'altra palette sui toni del rosa violaceo, ora non ricordo bene come si chiami, comunque di Natasha Denona, però mi fa lo stesso effetto, bellissimi i colori perché sono molto pigmentati, ma sono talmente pigmentati questi colori così che mi danno un po' fastidio agli occhi, devo dire la verità. Sono un po' sensibile con gli ombretti di Natasha Denona. È una cosa che comunque è risolvibile perché dopo poco comunque svanisce. Vado sempre a prendere appunto Carpe Diem, sempre con il pennellino di prima e sfumo sotto. Vado a prendere quindi il colore principale, che è questo qui, Vision, lo prelevo appunto con il polpastrello e guardate appunto il riflesso, spero che si veda qualcosa di fenomenale. Allora, lo applico sull'occhio, appunto nella zona che ho lasciato libera. Sembra appunto la versione ad ombretto, diciamo, in polvere degli ombretti in crema di Natasha Denona. Io ne ho uno che ricorda vagamente questo effetto, perché anche quello lì varia tra il violetto, rosa barra oro e il verdolino. Ok, nell'angolino interno dell'occhio voglio andare appunto con Spontaneous, che è questo colore qui, champagnino, molto chiaro, adatto appunto per i punti luce, e vado appunto con un pennellino un po' più da precisione. Allora, appunto con la punta di questo pennellino ne prelevo un po' di prodotto e vado nell'angolo interno. Ok, sempre con il pennellino di prima, il Detail Shader, lo vado a pulire con questo spray istantaneo che vi avevo già fatto vedere, il Quick Refresh di Glam. Vado appunto a pulire il pennello e voglio andare ad applicare a questo punto
un colore un po' più scuro in questo angolino qui. E credo di andare proprio con il nero per intensificare ancora di più l'angolo esterno. Vado a prelevare quindi Black is Black e sempre con la punta del pennellino vado qui nell'angolo che si è formato appunto tra il colore violaceo e il colore nocciola che ho messo nella piega e leggermente lo porto verso l'esterno. Sfumo questa parte esterna con il pennellino appunto che ho utilizzato per la piega, leggermente poggiando lievemente le setole. Allora, nella rima interna dell'occhio vado a mettere la matita di Nabla, la Cupid Zero, nella colorazione 3. Questa la adoro, la applico sempre, è una delle colorazioni che preferisco di più. Vado con un correttore e vado appunto a pulire tutta la zona al di sotto. Vado appunto a pulire la zona con il 222 Luxe All Over Shader. Ok, ho pulito tutta la zona e ho cercato appunto di definire la rima, appunto che va verso l'esterno, e proseguo appunto applicando il mascara e penso anche dei ciuffettini, questi qui appunto. Ok, mascara applicato, non vi ho detto qual è quello di Anastasia Beverly Hills, bellissimo perché ha anche questo scovolino bello cicciottoso. Perfetto, appunto quando dovete mettere le ciglia finte, in questo caso sono sempre ciglia finte ma un pochino più piccoline, diciamo tagliate a metà per la parte esterna che danno comunque un bel effetto allungato. Bene, io ultimamente non sto mettendo fondotinta ma metto il correttore nelle zone comunque un po' più critiche se vedo rossori o comunque sotto alle occhiaie, diciamo. Poi proseguo con un altro prodotto che è questo qui, l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, e lo vado ad applicare appunto nelle zone un po' più alte del viso, quindi qui sugli zigomi, qua sulla fronte, comunque per dare un po' l'effetto illuminante. È un prodotto che comunque mi piace lavorare con le dita perché lo riesco comunque a scaldare bene e a fondere bene con il viso, appunto. Una volta steso con le dita, finisco appunto di pressarlo con un pennello da fondotinta. Ah, siccome poi dopo devo fissare un po' perché sono un pochino appiccicaticcia e non vorrei che il blush mi faccia appunto macchia, vado
finisco con i prodotti appunto in crema e poi vado a fissare. Altra novità appunto che volevo mostrarvi è questa qui di Shiglam. Questo è un blush, scusate, un illuminante che a parte è cambiato il pack, che è estremamente elegante, non sembra nemmeno un prodotto cheap, un prodotto economico. Guardate quanto è bello questo illuminante, ma anche proprio la forma, il prodotto in sé. E riprendono appunto i blush e i prodotti per contouring in crema classici di Shiglam, che avevano invece di questo appunto applicatore grosso una spugnetta qui. Quindi diciamo che ha cambiato il pack, non so se sia cambiato anche per i prodotti come il blush e appunto la terra in crema. Credo anche questi. Allora, la colorazione è Bellini Brunch, esiste in tre colorazioni questo illuminante, lo vado a portare appunto nelle zone, magari non i capelli, nelle zone centrali, come appunto gli zigomi, la parte alta degli zigomi, un pochino sul naso e ora vediamo appunto di sfumarlo, speriamo di non averne messo tanto. Allora, lavorandolo la texture del prodotto sembra molto oleosa, si è fissata bene comunque con i prodotti che ho messo prima, nel senso si sta amalgamando bene con l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, quindi non sta facendo scarti di prodotto, nel senso non sta aprendo i prodotti che sono al di sotto. Bello, dà questo bellissimo effetto bagnato che accompagnato comunque all'Hollywood Flawless Filter, diciamo che fa la sua figura. Allora, fissato il tutto con una cipria, vado appunto ad utilizzare il blush che vi dicevo prima di Be Perfect. È un blush bello importante già dal packaging. Allora, la colorazione è Scorched Heat, è molto caldo, lo preferisco così perché appunto riprende un po' la piega e ne vado a prelevare un po', sbatto l'eccesso e sfumo delicatamente. Appunto, il consiglio che vi do è prima applicate tutti i prodotti in crema, poi li fissate con una cipria, perché altrimenti i blush, come in questo caso, in polvere potrebbero far macchia. Anche io sono solitamente comunque sono solita appunto applicare l'illuminante dopo il blush, però in questo caso, siccome volevo utilizzare questo che è in crema, ho fatto al contrario. Comunque si vede lo stesso, cioè nel senso, vedete quanto è luminoso? Poi si è fissato molto bene. Allora, il blush ha anche delle perlescenze comunque dorate, è bellissimo questo blush e se volete potete applicarlo anche senza illuminante, dà comunque un bellissimo effetto illuminante anche questo. Però ovviamente se volete un illuminante ulteriore vi consiglio appunto dei prodotti un po' più glowy, effetto bagnato, perché se no, se andate sopra con un illuminante con delle perle ancora più grandi, secondo me sarebbe un po' too much. Ok, abbiamo terminato qui, base molto leggera, comunque molto glowy, occhi e ultimo step appunto è quello delle labbra. Io avevo applicato comunque un gloss rimpolpante, quello di Astra, vado a togliere appunto l'eccesso e poi proseguiamo con la matita di Clio e il Coco Love. La matitina è l'ultima arrivata, la All Day Love Lips di Clio Makeup. L'ho già provata, mi è piaciuta tantissimo per la tenuta soprattutto perché è veramente long lasting.
Cosa che mi piace anche qui è il fatto che non devo stare col temperino, temperarla è automatica, quindi da sotto si gira e si alza il prodotto. Ok, la vado ad applicare. Non vi ho detto la colorazione, questa è All Day Love 03 Cashmere. Se non sbaglio, anche la preferita di Clio. Ok, allora la matita ha una durata estrema e io vado ad utilizzare il Coco Love di Clio nella colorazione Mumu 03 perché appunto voglio seguire il trend che va ultimamente in voga, ovvero labbra contornate appunto con una matita nude, comunque bella scrivente presente. E un semplice balsamo colorato, questo l'ho consumato praticamente, ancora ce n'è, però è comunque molto in crema e sembra molto scavato. E lo applico appunto al centro delle labbra, perché in questo modo dà l'idea comunque di un prodotto rimpolpante. Di labbra appunto rimpolpate, definita appunto con la matita e poi succose appunto con questo prodotto, questo balsamo. In teoria stanno lanciando parecchi brand questa formulazione, ovvero questa tecnica matita long lasting più deep balm, come ad esempio anche Mulac. Io non li ho, però ci sono anche lì bellissime varianti. Bene, il trucco occhi finisce qui, occhi, comunque viso e labbra. Io spero che vi sia piaciuto. A me è piaciuto veramente tutto. Vi ho fatto vedere un po' una carrellata di prodotti nuovi, nel senso Natasha Denona, Be Perfect. Questo non so se sia nuovo o meno, l'avevo trovato in offerta, non vi so dire. She Glam, Clio, quindi passiamo da una fascia economica a quella un po' più high cost. E nulla, io spero che comunque il trucco vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere se appunto questa tipologia di video dove proviamo novità assieme vi piace, perché comunque sia compro un sacco di make-up e ogni volta ho qualcosa da mostrarvi di nuovo, quindi sicuramente è un format che qui sul canale può andare, diciamo. E niente, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel like, commentate, fatemi sapere se vi è piaciuta la palette occhi. Se anche a voi gli ombretti di Natasha Denona fanno questo scherzetto, adesso un pochino mi sono calmata. E se vi è piaciuto qualche prodottino in particolare, mi raccomando, iscrivetevi così non vi perderete più i prossimi video. E nulla, noi ci rivediamo alla prossima. Muah!